Forse qualcuno se lo aspettava, forse molti hanno augurato questa cosa alla coppia più in vista ormai da diverso tempo. Dico questo perché molte sono sempre state le critiche negative nei confronti di Belen Rodriguez e Stefano Di Martino. È arrivata da poche ore e sta facendo il giro del web, la notizia di gossip appunto che sconcerta un po'. Un Natale amaro per la bella Rodriguez, la showgirl argentina, che tramite il suo avvocato Andrea Miccichè annuncia all'ANSA addirittura che si sta separando dal marito Stefano De Martino, appunto. L'avvocato precisa che naturalmente resteranno immutati la stima e l'affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno anche nell'interesse del figlio. Insomma, la festa è finita, gli amici se ne vanno, sarebbe il caso di dire in modo amaro. Eppure, seppur un po', di sorpresa, io devo dire sono molto sorpresa, ma sembra proprio essere finita qui. Hanno tenuto, devo dire, a questo punto più che potevano, cercando di convincere i fan di essere ancora molto legati, molto innamorati l'uno dell'altra, tanto da voler sempre pubblicizzare il fatto di volere un altro figlio. Lei addirittura parlò pochissimi giorni fa a Verissimo di desiderare due gemelli. Cosa dire, a questo punto forse il mondo dello spettacolo è davvero solo un inganno.